Giuseppe Vavassori nacque a Rivoli, in provincia di Torino, il 29 giugno del 1934. Iniziò la sua carriera alla Cararese nel 1954 in Serie C, provenendo dalle giovanili della Juventus. Dopo una stagione con i toscani, tornò alla società bianconera, con cui esordì in Serie A il 4 dicembre del 1955 contro il Napoli. Con la casacca bianconera, in 3 anni gioca soltanto 9 partite di campionato. Indossa la maglia di titolare solo nel 1960, dopo la vittoria del suo secondo titolo. In quello del 1958 non era mai sceso in campo. Trasferitosi al Catania di Carmelo Di Bella, vi rimane per 5 stagioni in massima serie. Vassori è stato un portiere di rara capacità, era un gattone tremendo tra i pali, aveva tutto il repertorio, uscita, la varata, la potenza, tutto quanto, solo che ebbe la disgrazia che sbagliò una partita nazionale in cui all'Olimpico era entrato a sostituire Buffon. E da quel momento in poi, siccome abbiamo perduto poi con gli inglesi, che non avevamo mai battuto, a un certo punto lo misero da parte, lo mandarono a Catania e lo presero in cambio di Gasperi, che era un portiere qualunque, mi spiego, dando un conguaglio a Catania. Mi sono trovato a Catania tramite il nostro vicepresidente della Juventus, che allora era Mandelli, mi sono trovato a Catania. E dico qua l'abilità penso che sia stata molto di Marcozzo, di Giuffrida specialmente, del dottor Giuffrida, perché ha saputo prendere il momento giusto, cioè di dire Vavassori lo prendiamo a Catania, e praticamente sono andato al Catania e sullo scambio praticamente il Catania ha preso anche allora 30 milioni all'ora. 30 milioni che io penso che io ho giocato 5 anni e mezzo a Catania, quasi 6 anni, e quando sono venuto via praticamente a 32 anni il Catania ha preso qualche cosa come Rado, Fara, Vitali, il ragazzo che purtroppo qualche anno fa, l'anno scorso, è deceduto in un incidente, e qualche Pasqualini e qualche altro giocatore, cioè penso che abbia fatto un doppio affare. Estremamente alla mano, estremamente sincero, estremamente leale, gente con cui si stava volentieri, si parlava volentieri. Vassori aveva anche un tratto signorile, veramente era uno con cui si stava molto volentieri. Io ricordo che appunto allora non c'erano le barriere che ci sono ora tra giocatori o giornalisti, allora si andava assieme per dire qual era il clima di una volta. Dover andare via da Torino, dalla Juventus, andare così su 2 piedi a Catania, mi sembra che sarebbe proprio, sì, diciamo così, uno fosse sprofondato tutto, no? E invece poi si è, diciamo questo, che quando sono venuto via da Catania sono venuto via proprio a malincuore, cioè che volevo al limite anche smettere. Però come tutte le cose, quando uno ha la passione, no, la professione per fare una cosa, continua. Ha continuato, e dico che ho fatto 6 anni, diciamo 5 e mezzo a Catania, 5 anni e mezzo che sono stato divinamente bene, cioè a parte i primi 3 mesi di ambientamento. È stato diversi anni il portiere titolare del Catania e godevo di una popolarità eccezionale, meritata, perché ripeto, un portiere, io ne ho visti dei grandi portieri in porto a Catania, però Vavassori era veramente un portiere completo, straordinariamente bravo. Dopo Catania lei andò a Bologna a finire la carriera e dopo ha fatto l'allenatore in diverse squadre. Beh, diciamo questo, che a Catania quando sono venuto via praticamente avevo 32 anni e avevo solo praticamente, ero stato acquistato per sostituire Negri qualche partita, no? Perché avevo avuto un infortunio al ginocchio, e a Bologna invece ho giocato poi altri 6 anni. 6 anni che con l'ultimo incidente ho poi levato di mezzo perché non potevo più farcela al ginocchio. Tra i giocatori che ricordiamo con maggior piacere nella lunga storia del Catania ci sono stati altri personaggi importanti, quando parliamo di Calvanese, di Brenna, di Manente, di Ferretti, di Biagini, insomma c'è una, possiamo tirare fuori una intera sequenza di giocatori di alto livello. La nostra squadra era formata veramente da gente umile, da gente che pensava di fare il bene della società. Forse arrivati là in un posto che si pensava che fosse fuori dal mondo, che invece non lo era diventato poi il nostro centro.
Però io dico che tutti, non solo diciamo io Grani, ma anche gli altri, diciamo quelli che c'erano, per esempio tra Corti, tra il Toto Calvanese, tra Memo Prenna, Biagini e tanti, dico tutti, per buon'anima di Giavara in sé, che era un ragazzo d'oro e veramente notevole, Rambardelli, Michelotti, cioè era veramente una cosa fatta, a cominciare diciamo anche dal segretario Maugeri. Quando arrivò Guavasori dimostrò subito che cosa era e chi era, perché aveva tutto, aveva un colpo d'occhio straordinario, era poderosissimo nelle uscite, straordinariamente potente, poi proprio veramente un gattone. Nelle stagioni 63-64 e 64-65, il Catania con Vavassori, diventato nel frattempo un beniamino del pubblico catanese, ottiene i migliori piazzamenti della sua storia calcistica nella massima serie. Due ottavi posti che uguaglieranno il record del 60-61 attraverso storiche vittorie contro le blasonate del Nord. Quante grosse partite avete vinto? 2-0 all'Inter, 2-0 alla Juventus, 4-3 al Milan. Diciamo che ne abbiamo avuto anche in trasferta soddisfazione, praticamente anche parecchie, perché la Juventus non l'abbiamo solo battuta in casa, ma l'abbiamo anche battuta a Torino, praticamente in un anno che eravamo messi piuttosto male in classifica, avevamo perso 4-5-0 in casa con la Sampdoria, e poi eravamo venuti a Modena, avevamo perso 4-1 e praticamente voleva dire rimanere in Serie A, e dovevamo andare a Torino con la Juventus che era prima in classifica. Siamo andati a Torino e praticamente abbiamo vinto 1-0, abbiamo passato forse una volta o due la metà campo, però Milan ha fatto un gran gol che ha praticamente beffato Salvadore Castano e Anzolin con un pallonetto, e praticamente abbiamo vinto 1-0. Vavassori secondo me è stato il più grande portiere che ha avuto il Catania, per stile, per potenza, per un complesso di cose, a parte il carattere, era un ragazzo buono, leale. Solo mi raccontò una volta, per esempio, che c'era stato un certo giocatore che gli aveva fatto male in un'uscita, e allora lui trova un modo di ricambiarlo con tutti i sacramenti. È l'anno della retrocessione, Vavassori. È andato via Cinesigno, qualche altro grosso elemento, e capitò l'irreparabile. Beh, diciamo, questo era, non che fosse logico, però sostituire della gente come Cinesigno praticamente e qualche d'un altro che era andato via in quell'anno. E io mi ricordo sempre che praticamente mi sono trovato con Giuffrida praticamente a vedere una partita a Torino, forse doveva essere la finale della Coppa UEFA, che era praticamente la Juventus contro il Ferencvaros a Torino, e praticamente si parlò così, perché io in quel periodo abitavo a Torino, in periodo estivo almeno, e che praticamente erano partiti questi giocatori, e lui mi disse che praticamente sarebbero venuti Cella, Landini e qualche d'un altro, e io misi subito praticamente dei dubbi, dico praticamente mi sa che quest'anno rischiamo di brutto, e praticamente purtroppo ho avuto torto, nel senso che praticamente qualcuno era molto più abile con la lingua che non sul campo forse. Appese le scarpette al chiodo, Giuseppe Vavassori intraprende la carriera di allenatore, ma un male incurabile è la causa della sua morte, avvenuta il 22 novembre del 1983 a soli 49 anni. Di lui si conserva un ricordo di un uomo serio, oltre che di un grande portiere.